metabolizzare, perché secondo me è una cosa da utilizzare bene per il futuro di questa città. Va anche detto che ormai pressoché tutte le città contemporanee, anche di grandezza contenuta, sono caratterizzate da una vita di carattere metropolitano che tira dei centri maggiori. Quindi la differenza tra centri maggiori grandi che hanno, diciamo, tutte le possibilità di accesso alle reti di flussi che caratterizzano città come Roma, Milano, Bologna, Firenze, eccetera, in realtà sono disponibili anche in centri modesti come entità. Quindi bisogna che le città come forme cominciano a pensare se stesso come grandi realtà metropolitane, anche se la dimensione è relativamente piccola. In effetti il carattere metropolitano sembra non dipendere più dalla dimensione dell'insediamento urbano, ma ha permeato ogni centro, anche di identità, per mezzo della rilevante quantità dei flussi che l'attraversa. Cioè è necessaria una nuova visione dei fenomeni urbani che sappia cogliere quanto di metamorfico, simultaneo e contraddittorio è presente oggi nella città, compresa la città in cui stiamo oggi. Ecco, qui c'è da dire una cosa, un paragrafo che ho intitolato La città giusta, perché noi ci siamo mossi in questa direzione. In molti pensano che il piano urbanistico consiste in un sistema di norme che servono a governare le trasformazioni di una città, del suo territorio dal punto di vista delle quantità edilizie e delle tipologie di queste, degli spazi verdi, dei servizi, dei luoghi per la cultura e il tempo libero, delle attività produttive. In breve, è diffusa oggi l'opinione che il ruolo principale di un piano regolatore sia quello di utilizzare le risorse umane, politiche, culturali ed economiche che si investono nella città in modo che il risultato della loro azione sia positivo per l'intera comunità. Per ottenere questo risultato è necessario disciplinare le relazioni risolvendo positivamente i conflitti prodotti da interessi diversi, quelli ad esempio che contrappongono esigenze private a quelle pubbliche, nonché comporre le divergenze che si creano all'interno delle intenzioni trasformative dei privati. Penso che sia vero che considerare l'urbanistica come regolamento quantitativo in prima istanza dell'evoluzione della città è corretta, è anche vero che essa è per più versi limitativa, cioè se un piano regolatore si limitasse a questo non finirebbe del tutto il suo compito, non esaurirebbe il suo compito. La città non è infatti solo l'esito di calcoli ponderali su quanta cubatura può essere usata e dove, essendo tale risultato la conseguenza di un'idea sul presente e sul futuro della città, ma anche sul suo passato, capace di farsi armonia degli spazi, rapporto equilibrato a piedi e fuori, bellezza degli edifici pubblici e primari. Cioè se una città non è bella, in effetti tutto ciò che la costruita non ha senso, a volte addirittura è dannoso. Quindi il risultato del piano è un sistema equilibrato, corretto di previsioni, alla cui conclusione c'è una città bella. Ma la storia del nostro paese ci consente, giustamente, di cui siamo giustamente orgogliosi, ci ha consegnato un patrimonio di straordinarie bellezze che erano anche capaci di rappresentare l'equilibrio tra le varie forze che agivano nella città. In ogni città medievale cosa troviamo nella Piazza Maggiore? Troviamo la cattedrale, che era il luogo, il segnale del potere ecclesiastico, e dalla parte il comune, che era come di avversario di fatto del potere ecclesiastico, perché era il potere civile, eppure i due potessero riuscire a trovare una concordia, un'armonia straordinaria, regalandoci le più belle piazze del mondo, senza esagerazione, ma è così. Quindi la diciamo, bellezza della città è l'obiettivo del lavoro che si svolge, perché se non c'è bellezza, gli abitanti non hanno aspettative all'altezza della loro vita, cioè vivono in modo limitato,